Cari amici, buongiorno. La meditazione del mattino di quest'oggi, 24 ottobre, è tratta dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 6 e i versetti dal 48 al 50. Li leggiamo insieme. Qui è Gesù che parla e disse: «Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia». Queste parole di Gesù sono tratte dal suo sermone sul pane della vita. I giudei avevano chiesto a Gesù un segno affinché lo potessero vedere e credere in lui come Messia. E avevano anche detto che Mosè aveva fatto scendere del pane dal cielo, riferendosi al fatto che gli israeliti nel deserto avevano mangiato la manna per ben 40 anni. Dio infatti faceva piovere ogni giorno la manna dal cielo e gli israeliti ne mangiarono. La loro vita fisica era sostenuta dalla manna. E Gesù paragonò se stesso a quella manna e disse: «Io sono il pane vero che discende dal cielo. Io sono il pane della vita». E il pane della vita, Gesù Cristo, è qualcosa di decisamente diverso dalla manna. La manna poteva sostenere semplicemente la vita fisica di quegli uomini, di quelle donne. E infatti Gesù disse: «I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono». E invece chi mangia di Gesù Cristo, il pane della vita, può ricevere da Lui vita eterna. E disse: «Io sono il pane che discende dal cielo». E questo verbo nel greco indica un'azione continua. Gesù è il pane che continua dall'eternità a discendere dal cielo. Egli è il creatore dell'universo, è il creatore anche dell'umanità. È un pane che continuamente ha cercato di dare vita e sostegno spiritualmente agli uomini nel corso della storia. Ma a un certo punto Gesù si è veramente incarnato come uomo. Infatti il versetto 51 parla proprio dell'incarnazione. E Gesù disse: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo». Quindi in un momento preciso della storia, come Giovanni scrisse nel prologo del suo Vangelo, la parola si è fatta carne. E Gesù continuò dicendo: «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo». Gesù disse che il pane che poteva dare vita eterna era la sua carne. Rappresentava il sacrificio che egli avrebbe compiuto in favore dell'umanità. Come riusciamo a mangiare il pane della vita? Come possiamo nutrirci di Gesù Cristo? Evidentemente è tramite la parola di Dio. Gesù stesso paragonò il pane alla parola quando disse nell'Evangelo di Matteo: «L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». E quindi è tramite la parola che Egli stesso ci ha lasciato che possiamo cibarci di Lui. Sono i Suoi insegnamenti che possono darci vita. È il Suo esempio, è il Suo sacrificio che può darci vita eterna. E infatti più avanti, nello stesso discorso, Gesù disse: «È lo Spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono Spirito e vita». Se messe in pratica nella propria esperienza, gli insegnamenti di Gesù possono dare vita spirituale. E sempre in questo discorso Gesù disse: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui». Quella del mangiare è un'immagine molto bella, è un'immagine intima. Quando noi mangiamo qualcosa, la ingeriamo e questo cibo diventa parte di noi stessi, parte di quelli che siamo, e il nostro corpo lo assimila e viene nutrito da questo cibo. Allo stesso modo, quando noi riceviamo Gesù nel nostro cuore come Salvatore personale, Egli dimora in noi, Egli entra a far parte in modo pratico, in modo reale della nostra stessa vita. La Sua presenza ci accompagna nei nostri cuori. E nel libro dell'Apocalisse Gesù stesso usò questa immagine di Egli stesso che sta alla porta e bussa, cercando di entrare nel cuore di ogni credente. E quindi è nostro privilegio avere la presenza stessa di Gesù che dimora nei nostri cuori. E potremmo paragonare il fatto che il nostro corpo assimila il cibo al fatto che la parola di Dio va assimilata, ovvero va messa in pratica nella vita.
posso anche leggere la Bibbia, ma non per questo necessariamente nutrire il mio spirito, perché è possibile avere una conoscenza teorica, intellettuale, che però non cambia la vita. Ma noi invece dobbiamo avvicinarci a questa parola ricercando Gesù in ogni pagina, meditando sulla sua vita e ricevendolo ogni giorno nel nostro cuore. E è vero che abbiamo accettato Gesù Cristo al momento della nostra conversione come nostro Salvatore, ma questa è una scelta che abbiamo il privilegio di poter rinnovare ogni giorno, come abbiamo bisogno di continuare quotidianamente ad alimentarci per stare in salute fisicamente. Così abbiamo bisogno di continuare ad alimentarci spiritualmente della parola di Dio per essere in salute spiritualmente. Allora la mia preghiera per oggi è che possiamo avvicinarci alla parola e veramente incontrare Gesù personalmente ed essere nutriti spiritualmente da Lui. Preghiamo insieme. Caro Padre, grazie per il dono della Tua parola, grazie per il dono di Gesù Cristo e per il Suo sacrificio in nostro favore. Ti chiediamo che quest'oggi possiamo riflettere su quello che Egli ha fatto per noi, su quello che Egli prova per noi, sul Suo grande desiderio di salvarci per portarci in cielo con Sé un giorno, sul Suo grande desiderio di vivere con noi, di dimorare nei nostri cuori, e possa essere la risposta del nostro cuore una porta spalancata a Gesù che bussa per entrare e che possiamo trascorrere questo giorno in Sua compagnia, vivendo per la Tua gloria soltanto. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.